Da pochi giorni anche Chieti è uscita dalla zona rossa e quindi di conseguenza è arancione, ripartono delle attività commerciali e anche l'amministrazione comunale sta facendo qualcosa di importante per spronare e per incentivare gli acquisti. Certamente, con Compra Teatino, questa iniziativa che abbiamo fatto corrispondere al ritorno in zona arancione, un ritorno in zona arancione che abbiamo fortemente voluto con i dati epidemiologici che consentivano questo passaggio, e abbiamo raccolto le istanze che ci sono provenute dal tavolo tecnico con le associazioni di categoria del commercio. Daremo vita a maggio ad un'iniziativa che abbiamo anche peraltro annunciato relativa ai buoni sconto, che chiaramente però la vicinanza della città, di esercizi commerciali cittadini, il ritorno al commercio di vicinato doveva partire adesso con la zona arancione, e quindi insieme al nostro sindaco abbiamo lanciato questa iniziativa, abbiamo realizzato un video all'interno di tutte le attività commerciali della città per far sì che queste potessero rivolgersi direttamente alla cittadinanza e per riavvicinare appunto i cittadini agli esercizi commerciali della città, perché un altro degli effetti nefasti di questa pandemia è stato quello di aver visto un proliferare degli acquisti online. Noi questo non ce lo possiamo permettere, non lo dobbiamo consentire, dobbiamo invece far sì che i cittadini tornino a popolare le strade della città e tornano ad acquistare a Chieti. Abbiamo una visione di città unica, il commercio di vicinato ha delle peculiarità a seconda delle zone cittadine, è importante che si riparta tutti insieme e stiamo facendo squadra con i commercianti, con le associazioni di categoria per far percepire la nostra vicinanza istituzionale, ma anche per mettere in campo delle iniziative concrete che possano semplificare la vita appunto agli esercenti della città.